Bentornati alla mia stanza e oggi vorrei fare un altro video su i fantastici haul di AliExpress. Ci ho messo un po' a far arrivare tutte le cose perché sono cose che ho ordinato in vari mesi, quindi ovviamente ci hanno messo tipo un mesetto e mezzo ad arrivare, quindi c'è stata calma piatta per un po'. Cominciamo subito con l'abbigliamento. Ho coordinato queste calzine, sono davvero tanto carine, sono fatte così. Adesso magari vi metto tipo una foto qua per farvi vedere come restano. Hanno la parte di davanti trasparente e qua hanno diciamo del finto pizzo, chiamiamolo così, e ce l'hanno anche nella punta del piede, è fatto così. Sono davvero tanto carine e oltretutto indossate rendono benissimo, sono davvero molto carine, comode, ovviamente tutto pagato pochissimo, quindi super consigliate. Sempre parlando di calze, ho ordinato queste qua, sono un sacco carine con il micetto grigio e oltretutto ce l'hanno anche nel calcagno. Aspettate, poverino, guardate che carino, poi sono calzine corte quindi si possono usare sempre. Un sacco carine, c'erano anche di altri colori però mi ispiravano di più queste. Sempre in tema gatti ho ordinato una di queste fascette, di quelle tipo la userò per fare quando faccio le maschere, con le orecchiette da gatto, ha l'elastico dietro in vellutino diciamo, con le orecchiette rosa. Anche questa c'era in diversi colori, tra quali forse bianco e grigio mi pare. Un sacco carine, questa è l'ultima arrivata perché è arrivata oggi, quindi carinissima. Oltretutto non dà neanche fastidio, non è troppo stretta. Super. Dov'è l'altro orecchio? Oh, sono un gatto. Poi gioielli, ho ordinato un paio di collane, sono in fissa con le pietre tipo ametiste e queste cose. Non so se l'avete notato dal mio video Get Ready With Me, però ho preso una di queste, così viola, è un sacco carina. Sinceramente dall'immagine pensavo più piccola, invece tipo abbastanza grande, cioè. Oltretutto c'era anche questa di diverse forme e colori, però io ho scelto il viola, così come anche per questa. Sempre ametista, vi faccio vedere poi, con la luna, anche se questa è un po' tipo tagliata male, però è carina. Me l'aspettavo un po' meno dorata, sinceramente, perché io non lo so, l'oro lo preferisco molto spento, invece questo è molto giallo, però con la luna così è un sacco carina. Poi, orecchini, ho preso questi piccolissimi orecchini a forma di a luce, di, io direi di Rinoa, però anche di Cardcaptor Sakura, sono un sacco carini, anche se uno è leggermente diverso come potete vedere, però dai, tipo mi pare di averli pagati 20 centesimi, quindi siamo a posto. Poi ho fatto un po' scorta di cose per fare praticamente la nail art, cosa che io non faccio, cioè sono totalmente incapace, ma ho comprato comunque queste varie non so come chiamarle, cosine di plastica praticamente, da tagliare e applicare sulle unghie, con varie fantasie, sono, non si vede niente, ma in ciria iridescente, ok, così si vede. Questo è diverso, mentre queste sono sempre iridescenti però con diverse fantasie. Riuscirò magari a farvelo vedere poi. E sono, queste erano 5 fantasie diverse, mentre questo è semplicemente iridescente senza nessuna fantasia, un sacco carine. Non le ho ancora provate perché non so, sono totalmente incapace, quindi quando magari riuscirò a farlo sarà un miracolo divino. Sempre per le unghie poi ho comprato questi affarini. Sono praticamente delle pinzette, delle cosine fatte così, che si aprono
vediamo dove me lo metto, qua, qua si vede, si apre. E voi ci infilate il dito, con dentro ci mettete un pezzetto di cotone con dell'acetone, ci infilate il dito e le tenete su per togliere praticamente lo smalto. Io lo uso a volte anche quando devo togliere quello semipermanente da cottura nel forno, e sono abbastanza comodi, meglio che la carta stagnola, decisamente più comodi. Sempre per le unghie ho preso questo rotolino di... Sembra plastica, però penso che si sciolga con l'acetone. È praticamente del pizzo, fatto così a striscia, è tipo un metro di roba questo, non lo finirò mai. In teoria si applica sull'unghia e poi si toglie l'eccesso. Anche questo non l'ho ancora trovato perché ho paura di fare queste cose, di fare schifezze. Però anche questo, pagato poco ed è un sacco carino, quindi se magari un giorno mi verrà voglia di provare a fare qualcosa sulle mie unghie. Sempre per quanto riguarda le unghie, ho preso anche questo Fantasia, che è praticamente per fare uno stencil, per fare le unghie a squama, diciamo? Penso di sì. Sono un sacco carine, l'ho provate una volta, solo che sicuramente lo smalto non era ancora asciutto, quindi come l'ho tolto via è venuto via anche lo smalto di sotto. Quindi devo riprovarle, magari guardare qualche tutorial e tentare di imparare a fare le cose decentemente e non a caso. Poi ho comprato un paio di pennelli. Scusate se sono sporchi, ma li ho usati per Halloween praticamente e non ho avuto voglia di pulirli. Quindi ho preso questo qua, quello ovale, e questo è quello grande per il fondotinta, abbastanza grande. E devo dire che mi trovo benissimo, è fantastico, stende il fondotinta molto meglio di una beauty blender. Io mi sono trovata benissimo anche usandolo per Halloween. Infatti ci ho steso del cerone bianco e devo dire che... cioè, sono rimasta sconvolta, era davvero bellissimo. Stende benissimo, è comodissimo. Ci mette un po' magari di più ad asciugare gli altri pennelli, perché avendo delle setole così fitte, così molte, comunque ci mette il suo tempo. Però davvero è fantastico, lo adoro, compratelo se lo trovate. Oltretutto io l'ho preso basic nero, così, ma c'era anche tipo con il manico metallizzato e cose del genere. Poi sempre i pennelli, anche questi sporchi. Sara, i pennelli sporchi. Ho comprato questo set di 4 pennelli. Sono tutti e quattro, scusate, da sfumatura. Uno è piatto, anche questo in realtà è quasi piatto, però leggermente stondato. Questo invece è a penna e questo da sfumatura classico. Sono un sacco carini, tipo mi pare di averli pagati qualcosa come 1 euro. Sinceramente, cioè, per 1 euro me ne comprerei anche altri 10. Sono davvero molto carini, molto validi. Questi hanno il manico bianco, la parte in metallo argentata, ma c'era anche, se non sbaglio, col manico rosa o azzurro e la variante con, non mi ricordo se oro o oro rosa, qua. Oltretutto stavo pensando che, essendo bianchi, potevamo magari farci qualche decorazione, non so, qualcosa di semplice, non troppo complicato, perché non si sa mai. Però sono un sacco carini, molto consigliatissimi. Poi per provare a girare video, o comunque per il telefono, ho preso questo affare, che praticamente in teoria è il... una cosa che si avvita sul treppiede per tenere il telefono. Infatti questa parte si allarga così, poi ci mettete il telefono qua e riprendete, più o meno come il bastone, l'affare che tiene il bastone per i selfie, diciamo, quello che c'è alla fine, ma senza il bastone, perché a me serviva solo questa parte da praticamente avvitare sopra il treppiede per quando magari uso il telefono invece che la videocamera. Quindi anche questo semplicissimo, tipo pagato forse 40 centesimi, mi serviva e ho detto: ma sì, proviamolo, prendiamo il più
economico che c'è, tanto è giusto per averlo. Poi, questa era una cosa, non so, cioè, non so neanche perché l'ho presa, però mi ispirava. Era così carino e tenero che non ho potuto lasciarlo lì. È praticamente un Gengar o Jengar, dipende dalle pronunce, fatto a puzzle praticamente. Vi è arrivato tutto scomposto con le istruzioni e voi dovete montarlo come un piccolo Gengar di Lego. È un sacco carino e quindi non so, l'ho preso, mi ispirava. Carinissimo, con i suoi occhietti rossi. Ho preso anche, ve li ho fatti vedere anche queste nel Get Ready With Me, diciamo, una confezione di ciglia finte inferiori. Queste sono, mi sa, 10 e sono, cioè, tantissime. Sono piccoline e abbastanza sopportabili, quindi consigliate anche queste pagate pochissimo, queste sono tipo 10, non le finirò mai, rimarranno qua in eterno a farmi compagnia, probabilmente me le intaccherò un giorno che non ho niente da fare, me le metterò tutte in faccia, usare le ciglia finte. Ultima cosa, è una cosa anche questa che avete già visto in un altro video, ed è la parrucca grigia, praticamente l'ho usata per fare Judy di Zootropolis, ed è davvero fantastica. Probabilmente avete avuto la possibilità di vedere come nel video precedente, è fatta così, ha il ciuffo lungo, che io gliel'ho lasciato lungo perché alla fine non mi disturbava, però volendo si può anche tagliare. È lunga, penso sia 60 centimetri, mi pare. E ha un sacco di boccoli, dovrei anche pettinarla. Magari faccio un video anche su quello se vi può interessare, come pettinare le parrucche. È di una punta di grigio davvero bello, è tipo silver, molto molto bello, oltretutto è morbida, è abbastanza folta. E sinceramente, per quello che l'ho pagata, mi pare di averla pagata 6 euro. Ok, ci ha messo il tempo che ci ha messo, però è davvero molto carina. Mi è arrivata con, se non sbaglio, la retina. No, no, senza retina. Mi è arrivata solo questa, però generalmente mettono anche le retine. Però è davvero molto carina. E oltretutto, l'ho anche già pettinata una volta e ha tenuto bene la piega. Gli ho fatto le trecce una volta e anche così è tornata normale. L'attaccatura sopra, se riesco a farvela vedere, è fatta abbastanza bene, non si vede la retina di sotto, quindi sono davvero tanto soddisfatta di questa parrucca. È davvero bella, quindi penso di prendere altre parrucche da AliExpress. Oltretutto mi piace moltissimo il grigio come su di me, diciamo. Quindi non so, magari un giorno mi farò i capelli grigi. Oddio, non è che c'è da aspettare così tanto, fra un po' mi verranno totalmente bianchi. Sarebbe fantastico, in effetti. Non mi pare di aver preso nient'altro. Ho guardato anche nell'applicazione, ho visto le cose che ho preso e mi pare di aver fatto vedere tutto. Tra poco, oltretutto, arriverà anche l'11-11, ovvero l'11 novembre ci saranno praticamente il Black Friday di AliExpress e sarà tipo molte, se non tutte, tantissima roba, sarà scontata fino al 50%, quindi sarà tipo un delirio. Io ho già messo un sacco di roba nella wishlist e penso che appena potrò farò una ricarica alla PostePay. E il giorno tipo a mezzanotte comincerò a comprare roba, tipo compra, compra, compra. Cioè, probabilmente tutti saranno così perché so che è abbastanza delirante l'11 novembre su AliExpress. Infatti, molte cose arrivano anche in ritardo a causa dell'intasamento del giorno. Bene, questo mi pare di avervi detto tutto, fatto vedere tutto. Tutti i link di ciò che ho comprato lo troverete qua giù nell'info box, quindi apritelo, trovate tutti i miei social anche là dentro. Oltretutto lo vedete anche alla fine del video, i miei social. Quindi se volete seguirmi anche lì, liberissimi di farlo, altrimenti no, non fa niente, non importa. E spero che abbiate passato un buon Halloween, che vi siete divertiti con i vostri amici, che abbiate mangiato tanti dolci. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!